Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi vi farò vedere come io dipingo un cielo al tramonto con in lontananza un'isola, usando i colori acrilici. E vi ricordo anche che è possibile fissare una o più consulenze direttamente con me, per poter anche tu imparare a dipingere. Tutte le informazioni al riguardo e il link di Calendly lo trovi sotto a questo video. Partiamo da un'imprimitura di tonalità grigio chiaro, sempre ad acrilico. Come tavolozza principale ho scelto questi colori: l'arancio brillante, il rosso primario, il giallo di Napoli e il bianco di titanio. Ora andiamo a creare il disegno. Dipingo delle forme con un colore chiaro. Qui sto usando il blu cobalto con il bianco e il giallo di Napoli. Stendiamo molto bene il colore così da coprire il fondo sottostante. Con questi colori, l'arancio brillante, il bianco di titanio, una punta di rosso primario, qui ho aggiunto anche del colore argento per ottenere una tonalità più brillante. E con un pennello creo le nuvole bianche portando il colore a sfumare verso il grigio del fondo. Così sfruttiamo anche l'imprimitura sottostante. Con delle velature di giallo rossastro andiamo a dipingere il mare, creando così i riflessi delle onde. Per il mare uso la tecnica delle velature, usando le stesse tonalità di colori del cielo. Come potete osservare, il colore è abbastanza diluito con acqua. Qui, per stendere il colore, sto usando un pennello numero 4 sintetico. Ancora colore chiaro sull'estremità superiore della nuvola, cercando di portare il colore verso il basso a sfumare. Qui all'estremità delle nuvole è importante usare un pennello consumato, pennello vecchio che magari avete messo da parte, per creare questo effetto un po' spumoso. Con questo tipo di pennello, una volta appoggiato il colore sulla tela, si può agevolmente sfumare il colore creando la nuvola. Comunque, la gamma di colori e sfumature utilizzabili per dipingere le nuvole è veramente infinita. Proseguiamo con le tonalità chiare per dare luce nella parte centrale del cielo. Qui, per stendere il colore, sto usando un pennello numero 4 sintetico. Ancora riflessi di luce nella parte centrale, così da creare una zona in evidenza, molto luminosa. Per il mare uso la tecnica delle velature, usando le stesse tonalità di colori del cielo. Qui, nella parte vicina all'orizzonte, andiamo a dipingere della luce intensa, creando dei raggi luminosi. Per fare i raggi solari sto usando un pennello sintetico a punta fine numero 0. Thank you.
Adesso con i colori, il rosso primario e il blu cobalto, disegno un'isola in lontananza. Con un colore tendente all'azzurro diamo luce all'isola. In questo caso ho miscelato il blu cobalto con una punta di rosso primario e una punta di giallo di Napoli. Qui possiamo anche dipingere delle case sul mare e con del verde scuro creare contrasto di colore, disegnando degli alberi e il prato con varie sfumature di verde, più o meno chiaro. Ancora delle velature d'acqua, usando il colore rosso primario con l'aggiunta del giallo di Napoli. Ho aggiunto del blu cobalto per ottenere una tonalità più tenue, più opaca. Se avete domande o riflessioni, fatemi sapere con un commento sotto al video. E noi ci vediamo prossimamente con un nuovissimo tutorial di pittura. A presto, ciao!